Ciao a tutti, io sono Mario Viviani e vi do il benvenuto alla prima puntata di Android App Clinic Italia. In Android App Clinic Italia analizzeremo insieme applicazioni sviluppate da developers italiani e focalizzeremo la nostra attenzione di volta in volta su aspetti diversi delle varie applicazioni. L'argomento di questa nostra prima puntata è l'esperienza Holo, ovvero come utilizzare le linee guida ufficiali di Google per quanto riguarda lo sviluppo del design della user interface di applicazioni Android. Le app che analizzeremo nella puntata di oggi sono due. La prima, Track This For Me, consente di tenere sotto controllo giorno per giorno qualsiasi aspetto quantificabile della nostra vita. Con Track This For Me possiamo tenere sotto controllo, per esempio, il nostro peso, le spese giornaliere o il numero di SMS inviati. Il tutto tramite una comoda dashboard, con grafici generati automaticamente a partire dai nostri dati. La seconda applicazione, che vedremo oggi è, Tonight, applicazione che consente di scoprire locali, ristoranti e eventi serali e notturni, nella zona in cui ci troviamo. L'analisi delle nostre applicazioni si concentrerà sulla parte grafica. In particolare analizzeremo queste applicazioni perché entrambe utilizzano il tema Holo. Il tema Holo, introdotto a partire da Android 3.0 Honeycomb e affinato nella versione 4.0 Ice Cream Sandwich, è quello che per intenderci caratterizza le applicazioni sviluppate da Google. Nonché è il tema di default nell'Android SDK e nel plugin di Eclipse quando andiamo a creare una nuova applicazione. Sono tre gli stili di default del tema Holo. Vi è lo stile dark, lo stile light e lo stile light con dark action bar. Quest'ultimo stile è uno dei più apprezzati dagli sviluppatori, e infatti entrambe le applicazioni che vedremo oggi ne fanno uso. La prima applicazione che analizzeremo oggi, come già anticipato, è Track This For Me. Sviluppata da Francesco Marassi, Track This For Me è a nostro avviso un esempio perfetto di applicazione, per così dire, pure Holo. Track This For Me consente, tramite una serie di grafici e una comoda dashboard, di tenere traccia di tutto ciò che vogliamo e che sia quantificabile. L'applicazione è di una estrema semplicità di utilizzo. Consente la creazione di grafici molto semplici da capire, che sono generati automaticamente per ogni categoria. L'applicazione consente la creazione di widget sulle homepage del nostro dispositivo, in modo tale da poter accedere velocemente alla creazione di nuovi elementi. Ovvero con un solo tap sulla nostra home page possiamo aggiungere nuovi valori all'applicazione. I grafici sono zoomabili e scrollabili e ogni elemento può essere provvisto di un commento. Il servizio di Track This For Me ha un back-end web, il sito trackthisfor.me. Tramite questo servizio, dopo aver fatto il login, possiamo infatti sincronizzare i nostri contenuti, in modo tale da poter accedere agli stessi grafici, agli stessi dati, tramite tutti i nostri dispositivi e volendo anche tramite computer. L'applicazione presenta una grafica in puro stile Holo. Tutti i widget, anche quelli non standard, sono stati adattati dallo sviluppatore allo stile Holo. Lo schema di colori scelto rispecchia pienamente la palette di colori suggerita per il tema Holo, come d'altra parte anche l'impaginazione e la disposizione dei widget all'interno della grafica dell'applicazione. Track This For Me presenta le caratteristiche standard dello stile Holo. In alto possiamo trovare la action bar con le funzioni più comuni rappresentate tramite icone. Per esempio, cliccando sull'icona Aggiungi categoria, è possibile aggiungere una nuova categoria all'applicazione inserendo il nome della categoria e l'unità di misura in un dialog che si apre automaticamente.
Oppure, sempre cliccando sull'action bar, sull'icona refresh, si va a sincronizzare l'applicazione con il servizio web. Quando invece entriamo nella pagina di dettaglio della categoria, la schermata che ci accoglie è quella delle informazioni generali della categoria, con visione estesa del nostro grafico e con delle informazioni aggiuntive come massimo, minimo, la media e il totale. La navigazione tra le varie tab dell'applicazione è affidata al classico pattern delle swipe views, ovvero facendo uno swipe laterale è possibile navigare attraverso le varie schermate dell'applicazione. Ad esempio, con uno swipe a sinistra accediamo alla tab degli elementi, nella quale possiamo aggiungere, modificare o eliminare i vari elementi della nostra lista. Mentre invece, se dalla pagina principale facciamo uno swipe a destra, accediamo alla dashboard. La schermata della dashboard può essere utilizzata appieno soltanto nella versione pro dell'applicazione. Nella dashboard troviamo una serie di statistiche ulteriori sui nostri dati. La dashboard fa un confronto tra i dati dell'ultima settimana e quelli della settimana precedente. Oppure possiamo impostarla affinché ci faccia vedere i dati di questo mese confrontati con i dati del mese precedente e così via. La peculiarità di Tragdisformia è che tutti i widget, compresi i grafici, sono stati adattati allo stile Holo, come d'altra parte anche l'impaginazione e la scelta dei colori. In alcune pagine, come quella degli elementi della categoria, l'interfaccia in realtà ricorda il nuovo stile chiamato a schede, che alcune applicazioni anche ufficiali di Google utilizzano. Per esempio, ne trae vantaggio l'applicazione Google Plus, oppure l'applicazione Google Now, utilizzabile su Android 4.1 Jelly Bean. L'interfaccia schede prevede uno sfondo più scuro e lo sfondo delle schede più chiaro. Sebbene questo in realtà non sia un design pattern ufficialmente suggerito, sono ormai molte le applicazioni che lo utilizzano. Per quanto riguarda il font, la scelta del font è ricaduta sul font Roboto, che è il font di default di Android a partire da Android 3.0. Nonché font ufficiale di default dello stile Holo. Una caratteristica fondamentale da tenere in considerazione quando ci avviciniamo allo sviluppo di un'applicazione Android è il diverso layout per dimensioni differenti del display. Quindi, per fare in breve, possiamo dire il layout diverso per smartphone e tablet. L'interfaccia sui tablet si deve riadattare per poter sfruttare appieno il maggior spazio offerto dal display più grande. Anche tra Disformi la grafica viene riadattata per quanto riguarda l'interfaccia tablet. In particolare viene riarrangiata nella dashboard la parte di ricapitolazione e confronto dei dati. E anche nella categoria, se andiamo a fare una rotazione in modalità landscape del nostro dispositivo, la visualizzazione è riadattata. Un piccolo appunto da fare sulla user interface per tablet di Tragdisformi è il fatto che venga mantenuto il layout a schede anche su tablet, mentre forse si sarebbe potuto optare per un pattern con liste elementi sulla sinistra e schermata di dettaglio della categoria sulla destra, dividendo quindi in due pannelli la schermata dell'applicazione. In questo modo si sarebbe sfruttato appieno lo spazio offerto dallo schermo del tablet, che abbiamo detto è più grande. Magari si potevano anche ridurre le dimensioni del grafico per lasciare più spazio ad altre informazioni. Comunque, bisogna dire che complessivamente l'applicazione funziona davvero molto molto bene. L'interfaccia è molto pulita ed efficace, il sistema di navigazione tra le varie tab segue adeguatamente le linee guida di Google,
e la sincronizzazione tra i vari dispositivi attraverso il sistema di back-end avviene in modo preciso e puntuale. È di utilizzo molto pratico anche nella quotidianità, grazie ai widget posizionabili sulla home. In generale, l'applicazione fa esattamente quello per cui è stata pensata. Da un punto di vista grafico, possiamo quindi dire che Trackis4Me è un'applicazione in puro stile Holo. Nell'applicazione, ogni funzionalità ricalca in modo preciso le linee guida per lo sviluppo dell'interfaccia grafica di un'applicazione Android. La seconda applicazione di cui ci andiamo a occupare oggi è Tunite. Sviluppata da Tunite, è un'applicazione che consente di scoprire locali, ristoranti, pub e eventi serali notturni intorno a noi, nella nostra zona. Quello che troviamo su Tunite sono descrizioni di locali, recensioni, fotografie, ma anche offerte speciali. Tutte le informazioni che possiamo trovare nell'applicazione, sono continuamente aggiornate dal team di sviluppo. Come Trackdisk4Me, anche Tunite si avvale del tema Holo. A differenza di Trackdisk4Me, però, Tunite ha optato per un'interfaccia leggermente modificata. Il tema è sempre Holo Light con Dark Action Bar come Trackdisk4Me, ma la scelta di colori è stata leggermente modificata, in modo tale da mescolarsi meglio con lo schema di colori del logo di Tunite. Questa è una caratteristica che è importante perché anche nelle linee guida ufficiali di Google, Google stessa suggerisce di dare un'identità alla propria applicazione. Quindi va benissimo utilizzare il tema Holo, ma è anche molto importante saper caratterizzare e distinguere la nostra applicazione. Tunite appunto lo fa con una scelta di colori particolare. Anche in Tunite è presente la action bar, che è un requisito fondamentale del tema Holo, e le azioni più comuni sono visualizzate sotto forma di icone. Per esempio, possiamo vedere la funzione di ricerca locale, quella per il filtro dei vari locali, la funzione per visualizzare i locali sotto forma di mappa. Tunite imposta automaticamente un raggio. Intorno a noi, e all'interno di questo raggio trova tutti i locali del suo database e ce li propone. Tonight adotta un metodo di navigazione a liste, a differenza del metodo swipe visto in Trackdisk4Me. L'interfaccia di Tonight, come possiamo vedere, presenta comunque caratteristiche simili a quelle dell'applicazione che abbiamo analizzato prima. Dal momento che anche in questo caso la scelta nella rappresentazione degli elementi della lista è ricaduta su uno stile grafico a schede, come quello che abbiamo visto prima. Tonight in realtà si avvantaggia anche di una funzionalità che, pur non essendo consigliata ufficialmente nelle linee guida, è sempre più utilizzata anche nelle applicazioni ufficiali. La funzionalità chiamata sliding drawer, ovvero facendo uno swipe verso destra dalla nostra area di content, apriamo un menu contestuale che viene ad aprirsi da sinistra verso destra. In Tonight, questo menu è popolato da una lista di categorie di locali con un indicatore di quanti locali di quel tipo ci sono nei nostri paraggi. In basso, nello sliding drawer, vi è una funzione aggiuntiva che consente di segnalare un nuovo locale che non è presente nel database di Tonight. In realtà ci permettiamo di dire che, essendo quest'ultimo una funzione molto importante e di utilizzo abbastanza frequente, o perlomeno in modo potenziale, ci aspetteremmo di trovarla nella action bar e non in un menu contestuale, dal momento che nella action bar è previsto che finiscano tutte le applicazioni, tutte le funzionalità più importanti della nostra applicazione. Tonight
Tonight si avvale anche di alcune funzionalità particolari per la visualizzazione del contenuto, che sono le Google Maps API versione 2 e le Google Plus API. Queste funzionalità che possono essere aggiunte utilizzando il pacchetto Google Play Services che si può trovare nell'Android SDK, vanno ad espandere le funzioni dell'applicazione. Aggiungendo alcuni servizi Google, in questo caso aggiungendo i servizi di Google Maps e di Google Plus. Per quanto riguarda le Maps API, esse consentono a Tonight di visualizzare in una vera e propria schermata di Google Maps la posizione dei vari locali che l'applicazione ci suggerisce. Questo conferisce a Tonight una vera e propria integrazione perfetta con le funzionalità del dispositivo. E questa è una cosa che è suggerita nelle linee guida, ovvero il presentare all'utente delle funzionalità all'interno della nostra applicazione che in realtà gli sono già familiari, utilizzando quindi dei servizi già presenti sul dispositivo. Tonight personalizza il tema Holo da un punto di vista grafico, aggiungendo una pseudo action bar immediatamente sotto la action bar classica che troviamo in alto, in quelle che sembrano delle tab, ma non sono tab, sono dei pulsanti. Il primo, il fucsia, consente un fix manuale della geolocalizzazione. Il secondo, pulsante, consente di aprire un menu contestuale, in cui possiamo impostare manualmente la nostra posizione. L'ultimo pulsante invece consente di impostare il raggio in cui cercare i locali intorno a noi. Nella lista di locali nella pagina principale, cliccando su un elemento della lista, entriamo nella pagina di dettaglio del locale, in cui è possibile trovare la seconda funzionalità dei Google Play Services detti prima, ovvero il pulsante di Google Plus più 1. L'integrazione delle Google Plus API, consente all'interno dell'applicazione una rapida condivisione dei contenuti, utilizzando, il social network Google Plus, di fatto andando ad incrementare il traffico social dell'applicazione. Per quanto riguarda l'interfaccia, Tonight è puntualmente in stile Holo. Sebbene, come abbiamo detto, gli sviluppatori abbiano introdotto delle caratteristiche peculiari, per conferire un'identità all'applicazione. Se andiamo a vedere la versione tablet, l'interfaccia non è molto diversa. Essa viene infatti riscalata, sullo schermo più ampio, ma, dobbiamo dire che questo porta ad alcuni comportamenti anomali di alcune funzionalità dell'applicazione. Per esempio, in modalità landscape, lo sliding drawer, una volta aperto, va a occupare quasi tutta la schermata, mentre sarebbe sufficiente che occupasse soltanto una parte dello schermo, lasciando il resto alla pagina di contenuto. Di conseguenza, confidiamo in futuri aggiornamenti dell'applicazione che vadano a migliorare l'esperienza tablet. Per quella che in realtà è già un'ottima applicazione. Tonight è davvero un'applicazione sviluppata molto molto bene. Il team di sviluppo ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda lo sviluppo delle funzionalità e dell'interfaccia di Tonight. Interfaccia che risponde in pieno allo stile Holo e alle linee guida di Google, senza per questo sacrificare efficacia e personalità e identità. Per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito a partecipare al nostro board su Trello.com, dove raccogliamo adesioni e suggerimenti per applicazioni da recensire durante le prossime puntate. Quindi, se siete sviluppatori e volete proporvi e volete proporci le vostre app, aggiungete un suggerimento sulla nostra board di Trello. E noi saremo molto contenti di dare un'occhiata al vostro lavoro e alle vostre applicazioni.
Vi ringrazio di nuovo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata su The Android App Clinic Italia.